Parliamo di psocotteri, i famosi insetti della muffa, chiamati mordilibri, pidocchi della muffa, insomma, sono dei piccolissimi insettini che pochissimi di voi possono aver visto nella vita e vi auguro di non vederli mai. E hanno una caratteristica molto particolare: vivono in ambienti molto umidi e si nutrono della muffa, di cellulose, di sostanze organiche che si possono trovare sulle pareti, dove appunto c'è tanta muffa, ma li trovano spesso anche nelle biblioteche, perché giustamente c'è tanta carta, soprattutto quella antica, e se trovano le condizioni ideali hanno da mangiare ed è un banchetto perfetto. Mi è capitato poche volte nella vita di aver visto questi insetti e di ricevere segnalazioni dai miei clienti. Posso dirvi che all'inizio, guardate una macchia di muffa, vedete nero, sembra tutto a posto. Poi, se guardate con ancora più attenzione, vi sembra che si muove qualcosa, non avete bevuto troppo, ma potrebbero esserci gli psocotteri. Mi è capitato proprio qualche mese fa in un lavoro fatto a Milano, dove un cliente ha smontato i mobili della cucina e vedeva un muoversi in quell'angolo dove c'era della muffa, nei punti dove si vedeva meno nero. A quel punto si è spaventato, ci ha spruzzato sopra l'aceto di tutto e ci ha chiamato, e quello era semplicemente un ulteriore aggravamento del suo problema, perché oltre che le muffe mangiavano sui suoi muri, c'erano gli psocotteri che mangiavano le muffe che mangiavano i muri. Insomma, tutto questo gioco di parole per dirvi che esistono davvero questo tipo di insetti. Vi metto anche qualche foto in sovrimpressione, non spaventatevi, è semplicemente un brutto segnale, vuol dire che oltre che abbiamo la muffa c'è anche addirittura un'altra creatura che si nutre della muffa stessa. Come risolvere il problema? Non avere muffa! Quindi non vi preoccupate, non dovete cercare prodotti specifici per questi insetti, dovete spazzarli via con un fungicida molto efficace, ovviamente meno tossico possibile, lasciate perdere la candeggina che non ha potere su questi insetti, ma soprattutto poi tornerebbero perché la condensa non si risolve, cercate di capire qual è il vostro problema, spesso capita proprio perché i mobili sono attaccati a parete, quindi sarebbe sconsigliabile rimettere di nuovo il mobile, soffocare la parete e ritrovarsi con lo stesso problema. Se volete saperne di più, vi metto nel primo commento sotto il link sul mio blog dove ai tempi ne ho parlato, quindi potete documentarvi e farvi una cultura in materia. Oggi abbiamo scoperto gli psocotteri, speriamo domani di non scoprirne degli altri. Per ora è tutto, mi raccomando, tenete sempre duro contro la muffa e agite sempre in maniera tempestiva. Se volete ulteriori dettagli, seguitemi, anzi qua, cliccate sul link in bio per qualsiasi esigenza in fatto di muffa non risolta. Ciao da Giuseppe e basta muffa!